questo nuovo video. Finalmente, dopo tanto tanto tempo, riesco a girare un video. Allora, oggi super video dove in pratica vi volevo mostrare due prodotti che sto utilizzando da un po' di tempo. Niente, ho questi capelli che vanno via per fatti loro, visto che fa un caldo boia, li lavo e li lego ogni giorno. E allora, questi prodotti che vi faccio vedere oggi sono, è una collaborazione, ve lo dico subito, ma sono due prodotti che io ho utilizzato in questi mesi di caldo e che con cui mi sono trovata non bene di più. E sono i prodotti, questo è Vera Detox, della gamma Vera Detox della Movita. Allora, Amovita che cos'è? È un sito dove vendono prodotti per cura del corpo, dei capelli, della bellezza in generale, il più delle volte è totalmente naturale, quindi il 99% dei prodotti, dei loro prodotti, io me lo sono fatto uno screenshot del loro sito, perché loro dicono appunto sono formule certificate vegane, quindi il 99% dei loro prodotti sono comunque... hanno ingredienti naturali e che ovviamente diciamo sono comunque bio, sono comunque prodotti che fanno la differenza. Perché ho deciso di farvi vedere questo? Perché sono anche, oggi ho fatto anche la brava, perché ho fatto un paio di screenshot di alcune cose. Questi prodotti che mi sono stati inviati perché mi hanno contattato per chiedermi se volevo provare alcuni dei loro prodotti, sono in pratica due prodotti alla spirulina. La spirulina, beh, moringa. La spirulina che cos'è? È in pratica un'alga che vive, cresce, nasce, cresce, vive all'interno di un lago, viene estratta ed è ricchissima di vitamina E, antiossidanti. Cos'altro ha? Vediamo subito, così vi dico subito, proteine ricca di in Africa, amminoacidi essenziali, minerali come lo zinco, il rame, il magnesio e il cromo, il selenio, e poi vabbè, tutte queste vitamine del gruppo E, D, K e B. Quindi veramente è eccezionale. Allora, devo dire la verità, io nella mia immensa ignoranza ho sempre visto le compresse di spirulina, che sarebbe un integratore, perché prendere la spirulina fa bene all'organismo. La questione è che io non le ho mai potute provare, perché avendo avuto problemi di salute non potevo prendere, non la spirulina, proprio non potevo prendere in generale gli integratori così a caso. Quindi cosa è successo? Che nel momento in cui poi mi è stato inviato il prodotto alla spirulina, sono... quando è arrivato questo prodotto, diciamo, alla spirulina, io ero curiosissima di provarlo, perché pensavo che potesse essere solo un integratore interno, invece può essere anche usato all'interno dei cosmetici per far sì che comunque abbia sul corpo, sulla pelle, un'azione detox e detossinante e soprattutto un'azione anche purificante. Allora, quello che ho provato io è questo qua, Vera Detox, che sarebbe un bagno doccia, però in realtà si usa sia per le mani, per il viso che per il corpo. Io l'ho provato anche sul viso e mi sono trovata molto bene. E questo qua invece è sempre della Vera, della linea Vera Detox, e scusatemi, è sotto sopra, lo scrub corpo. In realtà, sì, sulla, solo corpo, sì. Entrambi contengono il 99% di prodotti, di ingredienti di origine naturale. Ovviamente la spirulina è, vabbè, qua c'è scritto che è una microalga dall'intenso colore verde-azzurro. Infatti, se voi cercate, quando sono andata a cercare la spirulina e tutti, diciamo, i suoi componenti, tutte le sue qualità, ho visto proprio che è verde. E quindi poi, essendo... con i trattamenti poi perde un po' di questo verde, ma comunque il colore è sempre quello. Ha comunque appunto proprietà depurative e antiossidanti. Quello che mi piace tanto è che questo, quando lo usate, non solo vi rilassa, perché entrambi hanno un profumo molto limonato, molto fresco, estivo, rilassa il corpo, detossina, però allo stesso tempo non lo secca. Quindi quando voi lo usate anche sul viso, e l'ho usato anche come sapone per il viso, in pratica mi sono ritrovata comunque il viso bello morbido, pulito, libero anche dalle, diciamo,
da tutto quel, dallo stress, dallo smog, anche dal fatto che comunque andavo al mare, quindi poi metti la crema solare, ti si accumula sul viso e quindi è sempre quell'aspetto un po' opaco. Questo ti libera i pori senza però seccare la pelle. Infatti sul corpo io ovviamente mettevo comunque crema, però non avevo la necessità impellente, quindi quella sensazione forte di dover per forza idratare la pelle, come quando uno magari utilizza un bagno schiuma, un doccia schiuma, un sapone che tende a seccare eccessivamente la pelle. Quindi mi piace proprio tanto. Ha un tempo di ha un paio di 12 mesi. Vabbè, non contiene parabeni, paraffina, LED, TA, alcol e coloranti, ovviamente, perché questo colore glielo dona la spirulina. Ed è mezzo litro, infatti io, cioè tipo lo sto usando e mi è rimasto ancora qua, quindi veramente dura tanto. Per quanto riguarda lo scrub, che ha sempre questo odore limonato, è un po' più scuro perché è un mix, c'era una bulla, eccolo qua, è un po' più scuro perché è un mix anche di, diciamo, oltre alla spirulina e la moringa, ci sono comunque anche altri olio di mandorla e ci sono anche, vabbè, glicerina, quindi che lo rendono un po' più scuro, l'olio di mandorla lo rende più scuro. I granuli però non sono eccessivamente doppi, quindi fanno un bello scrub, ma è sempre molto leggero, molto delicato, quindi non è quel tipo di scrub con i granuli doppi che tende a grattare la pelle, ma questo libera solamente dalle tossine, quindi dà la possibilità proprio di detossinare la pelle e quindi sentirsi liberi e soprattutto sollevati. Io l'ho provato anche dopo il viaggio, dopo 5 ore di viaggio da Cesenatico a scendere a Frosinone, quindi mi sono trovata proprio rilassata, ecco, una coccola per il corpo. Anche questo ha un paio di 12 mesi, sono tutti prodotti made in Italy, vabbè, qua c'è scritto che è vegan, ok, quindi perché sono comunque prodotti naturali. Qua c'è scritto che contiene l'estratto di spirulina per il 98%, moringa per il 98%, infatti poi diciamo il 2% è dato anche dall'olio di mandorle che tende a nutrire e idratare la pelle. È 250 ml, non è entrambi i prodotti, anzi tutti i prodotti della Movita non sono testati sugli animali, quindi sono comunque totalmente naturali. Ah, e poi in più c'è nickel, si trova inferiore allo 0,001%, microbiologicamente testato, 98% di ingredienti di origine naturale, estratti a benzina e conservante eco certificato. Allora ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, ci tenevo a farvi, voi sapete io non faccio mai video recensioni su collaborazioni perché non amo molto, però ci tenevo a farvi vedere questi due prodotti perché mi sono veramente piaciuti. Allora, li potete trovare sul sito amoverde.it, dove io vi lascio il link in box, ma ho visto che li potete trovare anche su Amazon oppure sui siti EcoBio, quindi sui siti che vendono prodotti EcoBio. Per questo ho deciso di fare questa recensione, perché e quindi di farvi vedere comunque il prodotto, perché sono dei prodotti facilmente reperibili, ottimi. Poi questa non è l'unica linea, la spirulina, ci sono tante altre linee, sempre di prodotti per il corpo e per il viso, che vale la pena provare. Infatti io quando termino questo penso che prenderò qualche altra cosa, diciamo un'altra linea per provare e poi vedere come mi trovo. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione, vi ringrazio perché mi seguite sempre in tanti, vi invito sempre ovviamente a iscrivervi al mio canale e a lasciare un like, e se i miei video vi piacciono continuate a seguirmi e continuate a lasciarmi tanti bei messaggini qui in basso. Vi mando un bacione, come sempre, alla prossima, ciao ragazzi!